His war cabinet and other members of the Israeli government is that he seems to agree with the assessment of the Israeli defense minister Yoav Gallant that it's going to take several months. Mentre aggiorno il sistema operativo in modo da essere operativo, devo aprire questo contenitore che mi è giunto dalle terre teutoniche, acquistato su eBay, il cui contenuto potrebbe essere finalmente utile per fare una cosa, e io sono costretto ad aprire con una mano sola perché non ho qui il mio treppiede. Ma questo breve unboxing, breve, chi lo sa, è dovuto al fatto che questo oggetto preso su eBay mi sarà estremamente utile, spero, che si tratta di questo. Una videocamera High 8. Io ho diversi nastri High 8 che vorrei da anni digitalizzare. Sono nastri di cose mie, di filmati miei, di film veri e propri, di riprese. E stanno tutti all'interno di una di queste casse di munizioni blindate che si intravedono qui, sigillate a tenuta stagna. Però sono nastri molto vecchi, i nastri sono fatti così. Questo è un nastro Video 8 I8 8 mm. E purtroppo questi nastri soffrono anche loro di gravi problemi di degradazione del supporto, per cui ora il gioco qui è tirare fuori gli oggetti senza far uscire neanche una patatina. Vediamo se ci riusciremo, se vinceremo questo gioco di prestigio. Tirare fuori senza fare cadere a terra neanche una di queste maledette patatine. Chissà. Vediamo, già ho creato dello spazio. Sì, questa parte ho vinto, l'ho tirata fuori senza patatine. Ora vediamo se riesco a tirare fuori questa senza fare uscire niente. Vedete, basta toccarli un attimo e saltano fuori come se fossero, ecco, vedete, devo fare questi movimenti. Non ne deve cadere neanche una, perché sennò io bestemmio. E mi sa che ci sono riuscito, guardate. Ho estratto la telecamera, ma ora dovrò constatare se qui sotto, per caso, ci sono delle altre cose. E io percepisco solamente delle bollicine. Comunque per adesso io metto da parte questa scatola, vedete, non ho versato neanche una patatina di polistirolo. Sono veramente mitico, ho vinto, la metterò qui, ecco, vaffanculo. Questo oggetto che spero mi potrà permettere di leggere questi nastri. Ora, perché una videocamera? Perché i lettori High 8, che non è il Video 8 normale, è High 8. L'I8 non è compatibile col Video 8, cioè una normale videocamera in Video 8 non può leggere i nastri I8. Ma non solo, questa videocamera che userò come lettore è dotata anche di cosiddetto TBC, Time Base Correction, il che vuol dire che se c'è un difetto nel nastro, io non perdo il segnale in fase di acquisizione. E questa è una cosa che dovremmo provare e proveremo. Chissà se riusciremo. L'ultima volta che ho usato una telecamera di questo tipo, ho letto tre nastri e poi si è autodistrutta. Ora questa spero che sia in ottime condizioni, sembrerebbe, con tutti gli adesivi originali. Non ha neanche un graffio. Speriamo bene.
Il venditore mi ha anche mandato in dotazione un cavo audio-video nuovo di zecca. Qui c'è il suo alimentatore e caricabatterie. Che dire? La proviamo. Vediamo se riesco a mantenermi nell'inquadratura, perché adesso voglio provarla. Voglio assolutamente provarla. Questo lo ficco nell'alimentazione. Poi in realtà io qua vedo che c'è già una batteria e quindi qui abbiamo una serie di connettori, ottimo. Premo battery push e come si toglie questa batteria? Così. Utilizziamo l'adattatore. Ecco. Accendiamo. Welcome to Sony Handycam. Che bello. Guardate. Wow, che meraviglia. Tolgo e guardiamo. Fantastico. Il viewfinder. Guardate che meraviglia. Ma io ci voglio girare un video con questa telecamera. Ma assolutamente. Steady shot, anti-ground shooting, picture effect. Questo è lo zoom. Zoom che funziona alla grande. Mamma mia, che meraviglia. Che meraviglia. Quanti ricordi, quante cose io ho fatto con queste videocamere. Io ho un sacco di girato. Notare, suono hi-fi stereo, ma io la uso per YouTube questa telecamera. Io la uso. Sarebbe veramente fantastico. Però per fare un video ci metto un anno con una di queste. White balance, program, illuminazione, counter, reset, data, ora. Siamo in SP. Va bene, spengo e a questo punto vado in play. Andiamo in play. Welcome to Sony Handycam. Ehi, ecco. Smooth, guardiamo l'interno. L'interno sembra pulito. Quindi do una provata al volo con questa. Però con molta cautela la ficco dentro. Lui se la tira e adesso io andrò in stop, porterò avanti e come vedete sta portando avanti, quindi questo vuol dire che funziona. Non so le condizioni di questo nastro, ma ora porterò tutto avanti, poi porterò tutto indietro e poi proverò un play che però potrò vedere solamente qui perché questa telecamera non ha il display. Io ho fatto fior di cortometraggi con una telecamera di questa insieme al mio caro amico Grizzly, che spero stia guardando questo video e stia come me ricordando i tempi che abbiamo passato insieme a girare film di ogni tipo, a fare cortometraggi, a partecipare a festival di cortometraggi e ci siamo divertiti un sacco. Abbiamo anche fatto poi montaggi con altre, con i videoregistratori acquisivamo i video, cioè registravamo questo su una VHS facendo il montaggio e poi il risultato veniva fuori un VHS, ecco. Veramente il terrore, perché queste cose sono delicatissime. Penso che rimuoverò questo, dato che non credo che la userò come una telecamera normale, però ho una gran voglia di usarla come una telecamera normale. Io ho anche qua la scheda di acquisizione lurida, una Logilink del cavolo che ho usato credo con Windows, non mi ricordo neanche più. USB 2.0 video grabber, un cavetto
Super VHS, mentre qua è arrivato alla fine e quindi adesso porto indietro. Il rewind è... non lo so perché ho bisogno degli occhiali. Rev, e io revvo e ora rewindo. Mentre lui rewinda, io provo a giocare con questo. È il momento di aprire questo. Perché io qua ho rosso, giallo e bianco. E io sulla telecamera qua cosa ho? Ho esattamente rosso, bianco e giallo. E ce l'ho fatta con VLC. Praticamente hanno registrato un programma TV usando la telecamera su questo nastro che ho trovato insieme a un'altra telecamera. E c'è un telegiornale addirittura. Ora non so se la musica del TG2 è copyright, quindi la abbasso, ma è veramente incredibile quello che sto vedendo. Buonasera, benvenuti a questa edizione breve del TG2. Erano entrambi romani, due cooperanti italiani morti a Kabul. Sono ancora da chiarire le cause del decesso. Sentiamo Giovan Battista Brunori. Yeah. Kabul, quindi qua siamo proprio... Sono state le esalazioni di una stufa guasta ad uccidere i due cooperanti italiani, Stefano Siringo e Lendi Iannelli. Lo ha detto Yolanda Brunetti, responsabile dell'ufficio italiano giustizia a Kabul, che ha rivelato che per riscaldare i locali in cui sono stati trovati i corpi dei due cooperanti... Metto in pausa, ho messo in pausa. Wow! Anche la pausa è perfetta. Una stufa elettrica. Il diplomatico smentisce così la prima ipotesi sulla morte dei due, fatta circolare da fonti dell'Organizzazione Io sto godendo. Di Diritto per lo Sviluppo, della quale la... Stargate Doc. Sono senza parole, veramente. Oggi è giovedì, alle 21:30. Sono senza parole. Sulla 7. Sono stupefatto da questo oggetto. Mi riporta agli anni 90, veramente. Una pizza veramente unica. Tra l'altro il mio amico Matteo, che ringrazio per i consigli, mi ha consigliato lui questa telecamera perché a quanto pare all'interno la circuiteria non ha condensatori elettrolitici che perdono acido, ma è fatta bene, è una telecamera fatta bene. Molte di queste videocamere purtroppo non funzionano più perché i condensatori, che sono dei, in questo caso in queste telecamere, sono dei piccoli cilindretti di alluminio come quelli che si trovano sugli Apple, sui Mac degli anni 80-90, degli anni 90 diciamo così. Questa non ha questi condensatori e quindi dura tanto, è ancora infatti funzionante e spero che lo sia ancora per un po' e mi dia il tempo di digitalizzare i miei film e le mie cretinate, perché ho un sacco di cretinate. Ok, essendo io estremamente contento, ho verificato che questo nastro contiene solamente un programma televisivo del cavolo. E quindi ora io, staccando questi cavi, ho deciso di fare delle riprese su questo nastro. Quello è il telefono con cui faccio le riprese. E qui abbiamo una parete. Vediamo, farò uno zoom. Veramente zoomando sulla parete, vado in play e alzo il volume. Non sono andato in play, ora vado in play e sto riprendendo. Faccio una carrellata. Quello è il telefono con cui faccio le riprese e qui abbiamo una parete. Vediamo, farò uno zoom. Sto veramente zoomando sulla parete. Davvero notevole. La stufa Vevor, il riscaldatore Cinebasto. Molto bello.
Qui abbiamo luci, qui abbiamo situazioni. Bene, ora vediamo com'è venuto. Sicuramente qualche rumore di sottofondo. La qualità non è proprio il massimo, perché stiamo parlando di una videocamera degli anni 90, forse primi anni 2000, non lo so. Il microfono ha un suono fecale, oserei dire, però eccola qui, TBC, Time Base, TBC Time Base Correction, per correggere il tremolio. Fanculo. Attenzione, è andato in charge quando ho staccato la telecamera, quindi non si può caricare e alimentare nello stesso tempo, bisogna fare o l'uno o l'altro. Questa è una cosa interessante che abbiamo imparato e è tutto molto bello. Adesso vediamo se riuscirò prima o poi a digitalizzare qualcosa. È molto interessante il fatto che la schedina di acquisizione che sto usando è stata immediatamente vista dal sistema e da VLC. Questa è una cosa buona. Una volta con Linux io mi ricordo che dovevo fare un vero e proprio olocausto per far vedere le schede di acquisizione. Ora questa è un po' vecchia, magari oggi c'è di meglio, però funziona, fa il suo dovere e chi lo sa. Ora se riesco a scavare e a ottenere del materiale video da questa pila di merda, può darsi che riesca a tirar fuori la cassa che contiene i nastri che vorrei digitalizzare e magari incominciare. Questo è l'esempio di un danneggiamento da muffe che crescono sui nastri magnetici. Praticamente questo accade quando si conservano in ambienti con molta umidità, quindi cantine, soffitte. I nastri si contaminano con la polvere. Nella polvere ci possono essere tranquillamente delle spore di muffa. Il momento in cui queste spore di muffa entrano dentro il nastro, perché viene conservato male e in ambienti umidi, le muffe cominciano a crescere. Questo tipo di muffa addirittura si mangia il substrato magnetico, si mangia il collante, si mangia una parte dei polimeri e finisce che rompe, spezzetta il nastro, lo incolla. Infatti io qua sono costretto a riavvolgerlo a mano, perché lui tende a incollarsi. Questa bianca è la muffa. Ora basta svolgerlo per poter fare una lettura. La cosa da fare sarebbe quella di lavare il nastro con, a quanto pare, una miscela di acqua e alcol isopropilico e pulirlo con dei feltrini durante questo passaggio, in modo da eliminare le spore e le tracce della muffa, cosa che io adesso non posso fare. E quindi farò così, perché come vedete già basta questo per dargli una pulita, perché le parti di muffa si staccano, probabilmente io me le sto respirando. Vedete il nastro che tende a incollarsi, vedete, si stacca a pezzetti. Se riavvolgete il nastro con la videocamera va troppo veloce e succede questo. Ora questo era già spezzato e quindi lo sto svolgendo a mano, piano piano, in modo da separare il nastro, perché la muffa si infila in mezzo tra gli strati del nastro magnetico, li incolla e mangia il collante, appunto. Ci sono diversi paper che parlano di questa cosa. Vediamo se riesco a trovarvene uno. Ecco qua, forse questo lo descrive e parla di, appunto, muffe nei nastri. Questo è un tipo di muffa e questo è il danno che fanno queste muffe quando entrano e si mangiano proprio la parte magnetica, incollandola tra l'altro tra di loro. Qui c'è tutto uno studio su
dei sistemi che loro utilizzano per mitigare questo problema. Nella conservazione degli archivi si raccomanda di mantenere questi nastri magnetici conservati in un ambiente che non abbia un'umidità superiore al 20%, 20 massimo 30%, loro dicono 20-25%, temperatura non superiore ai 20 gradi ma non inferiore ai 15, quindi 15-20 gradi, ma soprattutto deve stare all'asciutto perché è l'umidità che favorisce la crescita delle muffe. Questa è la parte un po' più incollata dalle muffe. Ecco, qua la faccenda è delicata perché qui è proprio incollato. Sì, si è già rotto. Si è già rotto. Si è già rotto in una parte. Qui. Non c'è. Non c'è verso. Come vedete, è questo il problema. Se si riuscisse a staccare questa parte trasparente, si è staccata. Fantastico, basta ruotarla. Avete visto? Fantastico. Ho ruotato questa parte. E ora posso pulire la parte superficiale, cosa che farò immediatamente. Ecco, get rid la muffa. Ecco, vedete qua c'è già un'altra giunta. Ho scoperto una giunta fatta in tempi precedenti, vedete? Il nastro è già stato giuntato. Quindi si è già rotto in passato. Guardate qua, guardate un altro pezzetto danneggiato in precedenza però. Siamo alla fine. Abbiamo trovato un'altra giunta e quindi questo nastro si è spezzato ben due volte. Questo è un nastro Agfa e quindi da ciò deduciamo nastri Agfa pessimi, pessimi veramente. Adesso vediamo cosa stiamo usando per digitalizzare questi nastri. Intanto questa videocamera mi è stata consigliata da Matteo. È una Sony CCD-TR3100E. Perché mi è stata consigliata? Perché è molto affidabile,
e me ne sono reso conto, perché ha una circuiteria che non contiene condensatori che vanno in acido, è una delle ultime prodotte, quindi è relativamente recente rispetto alle altre, è una High 8, quindi è compatibile anche col video 8 normale, ma soprattutto High 8, ed è dotata di TBC, di Time Base Corrector. Questo garantisce che se il nastro ha delle parti rovinate non si perdono frame quando lo si encoda. Come encodo? Encodo con questo, che Linux vede perfettamente, e dopodiché uso VLC. Uso VLC con un setup molto semplice. Io vado su Media, Capture, seleziono il device, che nel mio caso è Video 2 e l'audio device è 1,0, ma questo lo dovete sapere voi nel vostro sistema. Video standard, io il Quiet and Defined, io gli metto di solito PAL. Advanced option non mi interessano. Poi invece di andare su play vado su convert, perché io devo salvare, intanto devo vedere quello che è in codo, e dopodiché devo salvare in un formato che sia ok. Io ho scelto come MP4 MOV, ho scelto come video l'H264 e come audio mi hanno consigliato di usare questo che è AAC, ci sono diversi formati, perché questo viene riconosciuto anche dall'iPhone. Salvo, dopodiché scelgo un destination file che io ho chiamato Asbesto dentro questa cartella, dentro questa directory. Appena io do start, lui comincia a registrare e ve lo faccio vedere dal video. Ecco, metto in video. Sì, ok, lo so che non posso registrare su questo nastro perché è protetto dalla scrittura, ma appena do start, ho dato start, start, e c'è l'eco perché c'è il volume. In questo momento io sto registrando, e se riesco a fermarlo, devo ridurre la dimensione di questa. Vedete, sono in diretta, posso mettere la mano davanti, è una cosa molto bella. Premo stop senza mani. Io qua mi trovo un file che si chiama Asbesto, non ho messo le estensioni, ma me ne sbatto, ed eccolo qua, perfettamente encodato, qualità ottima, e quindi veramente godo. Come si smonta una cassetta video 8? Io questa l'ho già aperta, però vi mostro. Intanto io ho sbagliato, ho tolto le viti. Prima cosa, bisogna aprire questo coperchietto qua, si abbassa questo pirlo e si può aprire e scoprire il nastro, però va tenuto aperto. Quindi per tenerlo aperto si prende un pezzetto di scotch, che io chiamerò scotch, e lo usiamo per tenere aperto così. Dopodiché si svitano le quattro viti e, attenzione, si apre sollevandolo dalla parte superiore, così, perché sennò vi saltano fuori mollette, cazzi e mazzi. Ora, questo può essere differente rispetto ad altre parti, e qua abbiamo un esempio, un altro esempio di nastro veramente rovinatissimo, perché incollato dalla muffa. Vedete la muffa. Ora, una cosa che potremmo fare è svitare. Ecco, questo non si svita come l'altra. Questa coroncina sembra termosaldata. Esatto. Questa purtroppo è termosaldata, quindi non si può aprire. Ora, si potrebbe infilarci qualche cosa qui per pulire questo schifo, ma è veramente complicato. E come vedete, su questo nastro ci sono dei residui. Questa è la muffa che è penetrata e ha cominciato a mangiarsi il substrato, e ha così incollato il nastro danneggiandolo. Vedete, questi sono i pezzi rotti che sono rimasti incollati, e questa è la devastazione, il saccheggio che ne risulta. Veramente, veramente un casino. A volte si incolla per fallimento del binder, della parte che lega il materiale magnetico alla pellicola, ma a volte si danneggia perché le muffe vanno a mangiarsi proprio la parte del nastro, il polimero, si nutrono di questa roba.
Le muffe si nutrono di questa roba. Attenzione, ecco l'idea che prende forma. Smonterò due cassette sacrificabili, che non sono queste, e le userò per fare scorrere il nastro da una parte, da una cassetta all'altra, in modo che la parte esterna posso farla passare attraverso dei pad di opportuno materiale pulente. E questo sistema è ottimo, perché io poi a sua volta posso montare tutto nelle cassettine. Questa cosa potrebbe diventare fissa e sotto, io da sotto gli ficco qualcosa che fa ruotare, possibilmente a mano, perché un motorino può non accorgersi se il nastro si sta strappando. Addirittura avere tutto a vista così potrebbe anche essere una cosa più migliore. Semplificando e riducendo, come diceva il mio libro di elettronica delle superiori, basta una cassetta sola, una cassetta vuota in cui montare le bobine, senza il blocco, senza questo blocco qua, in modo da liberare le bobine stesse. Questo è il blocco smontato. Basta togliere questo e le bobine possono girare liberamente. Dopodiché basta un comune adattatore, come questa matita a cui ho fatto le tacche, vedete, che si infila qui e si può far girare il nastro, ma essendo libero questo spool, adesso è libero, queste due bobine sono libere, io posso estrarre il nastro, fargli fare un percorso lungo come quanto mi pare, e quindi posso far passare questo nastro attraverso dei sistemi di pulizia, un bagno in un liquido particolare, qualcosa del genere. Quindi mi basterebbe costruire un apparecchietto in cui io infilo la cassetta, la metto lì, si apre, prendo il nastro, lo faccio passare dove deve passare e faccio partire il ciclo di pulizia con qualcosa che fa girare molto piano, oppure a mano con una manovellina, in modo da poter verificare e controllare che tutto vada come deve andare. Magari basterebbe anche al contrario, così, e si vede il nastro. Molto, molto interessante. Questo è quello che è venuto fuori. Ed è interessante. Io posso ruotare e, come vedete, gira. Passa da qui. E poi passa all'interno qua, ma io mi sono detto, ma perché? Perché questa superfetazione? Io posso prendere questo, metterlo qui, posso spostare questo, metterlo da qualche altra parte, evitare questo troiaio, questo se ne va a fanano, e ho meno parti in movimento, più nastro visibile, questo lo posso spostare più indietro, questo così, in modo che ho una pulizia anale del nastro, e poi qua torna indietro asciugando, perché ha tutto il tempo, e questo qua lo tolgo, non serve a un cazzo. Quindi io fisso queste due così e sono, e ho vinto. Questo coso sembra funzionare. Io qua e qua alcol, e poi lui mi torna qui asciutto, perché è il tempo di asciugarsi, solo che devo girare a mano, ogni tanto devo ruotare questi, è una rottura di coglioni, però sto pulendo il nastro, perché tutti i segni di muffe che c'erano sul nastro qua sono completamente spariti. Perfettamente lucido. Sì, c'è qualcosina, ma molto, molto meno. Ma noi insistiamo.
Qui c'è un pezzo di nastro. Ah, c'è una giunta, infatti. Ecco perché ho fatto quel rumore orrendo. Questi sono cazzi. Ma poi la devo svolgere. Possiamo osservare questo oggetto ricoperto di polvere. Vedremo di dargli una sistemata, magari si potrà utilizzare per riavvolgere i nastri. Questo è solo video 8. Questo ha il cazzo, invece di avere il TBC questo ha solamente il cazzo, quindi niente TBC. Però è un mulo, può essere usato come mulo. Mentre qui è in corso la cottura di un nastro a 45 gradi, 44 in questo momento, con questo disidratatore che va a 110 volt e quindi adattatore 220-110, autotrasformatore però, con indicatore di corrente che oscilla perché, come vedete, fa attacca e stacca, attacca e stacca. Molto bello. Quindi lui regola la corrente e c'è un termostato, che è questo, che mantiene la temperatura a 45. Qua in questo momento siamo quasi 45, va bene. Poi succede questo, e uno bestemmia. Bestemmia il creatore. Ma è normale, su questi nastri ci sono situazioni di incollaggio dovute a queste muffe che crescono praticamente. Intanto vediamo come si apre una cassetta. Si svitano, poi si gira di piatto, si apre il cazzo così, premendo qua, si tira su, si appoggia e si alza la parte superiore. A questo punto si può richiudere e levare dal cazzo. Poi si tolgono le due parti, si toglie anche questa. Ora, se vogliamo fare un lavoro sul nastro di scoppolatura, io cosa faccio? Prendo un coltello, scoppolo via questi pirli, così, ora ve lo sto facendo vedere, ma questo è già stato scoppolato, così posso aprire questa parte. Poi devo andare a vedere dove si è rotto il nastro, prendo un pirlo di questi, vado a vedere in controluce dove c'è il pezzo di nastro rotto e lo spirlo, o perlomeno cerco di spirlarlo via. Ecco, così, vedete, è completamente incollato perché lui lassù ha deciso di rompere il cazzo con questi nastri TDK. Quindi lo spirlo via ed ecco, vedete, lui si è staccato. Come vedete, il nastro è incollato. Ora io posso tirare leggermente così e scollarlo. Vedete? Qui c'è un residuo di muffa. Non si vede, ma l'ho pulito con alcol. Ma c'è sempre qualcosa che si insinua all'interno delle spire del nastro. E l'incolla
E allora in questi casi io lo svolgo un po' a mano, con delicazitudine. Questo è veramente incollato. E si tratta di avere pazienza. Se volete recuperare questi nastri, bisogna per forza avere pazienza. Può capitare che... Ecco, un'altra cosa che faccio è premere leggermente così, vedete? Praticamente io in questo modo è come se liberassi, vedete, tiro su queste parti che poi posso ancora premere all'interno, poi le tiro su di nuovo, le tiro in fuori. Questa cosa si vede meglio con una bobina. Praticamente muovo tutta questa, ed ecco che sì. Ecco, qua mi si è incollato, allora non l'ho strappato del tutto, ma è incollato, quindi lo libero. Ecco, vedete, l'ho liberato e questo pezzettino lo tiro via perché sennò mi crea problemi. Ora qua avrò sicuramente una perdita di qualità nel video, ma sempre meglio che avere un nastro rotto con la giunta. Ora qui dovrò stare più attento e liberarlo piano piano. C'è proprio un punto, vedete, si nota il segno dove è proprio incollato. Io su questi segni di solito premo un po' con le dita per liberare, ma... Ecco, e qua si sta di nuovo incollando. È proprio un olocausto. Ci vuole... Ci vuole pazienza. Ecco, vedete. Ora, fare questo lavoro a mano è lungo, però se avvolgete e riavvolgete con la telecamera e raggiungete uno di questi punti rovinati, il nastro si spacca, come è successo qui. Vedete che si è strappato. E questo è il lavoro di recupero. Si è incollato di nuovo, vaffanculo. Qui sto tirando facendo un po' di forza. Vedete, ci sono delle parti in cui, da questo lato non si nota proprio nulla. Se volete essere sicuri di non danneggiare il nastro con le mani sporche come le mie, lavatevi le mani con l'alcol. E adesso si tratta di riavvolgerlo. Perché? Perché ho deciso che va bene così, quindi rimetto questo. Se lo avete aperto bene è facile, come vedete, rimetterlo. E a questo punto si tratta di riavvolgere a mano tutto il nastro che avete svolto. Con tedio. A questo punto giunta. Si prende il nastro e si taglia il meno possibile. Non come ho visto fare su alcuni video dove tagliano 20 cm di nastro. Io taglio il meno possibile. Perché tanto qualcosa viene fuori sempre. Ecco. Ho tagliato, se no, 2 cm di nastro. Poi nastro adesivo. Si prende il nastro adesivo scotch. Un pezzettino, qua viene fuori a cazzo perché questo nastro è una merda di minchia scoppolata. Ok, e lo giro così e lo incollo qua con la parte che appiccica sopra, in modo che adesso io prendo il nastro e glielo ficco sopra, e questo è incollato qui. Ora cerco di ficcargli sopra l'altro pezzo. Controllate sempre l'allineamento delle
spire che sia giusto, perché sennò vi trovate una giunta al contrario e poi bestemmiate il Signore. Quindi questo glielo sbatto sopra, lo faccio scorrere un pochetto, anche se si overlappa, vaffanculo, lo metto lì. Ecco, è venuto quasi dritto, va bene. Dopodiché lo prendo, lo stacco da qui e lo incollo al contrario in modo da tenerlo fermo e lo taglio, urtando la telecamera, lo taglio con il coltello a filo, prendendo anche un po' di nastro. Perché direte voi? Perché così non ho pezzi di nastro adesivo che mi vanno a appiccicare sulla testina, tanto questa parte non verrà letta, è rovinata. Ed ecco la giunta fatta. Ho giuntato il nastro, spero che sia avvolgibile. Adesso riprendo questa parte che non ho assolutamente toccato, non ho toccato queste molle né questi oggettini. Gli ficco una reel, la metto qua. Ecco, l'altra la metto qua. E a questo punto posso stringere, vedete. Questa è quella che ho avvolto a mano, quindi gira un po' a vuoto, va bene. Ora prendo il suo coperchio, che apro e ficco nella sua posizione. Ecco fatto. Ora basta una vite al centro, giusto per riavvolgere e leggere. Questa vite al centro tiene chiuso tutto. E abbiamo il nostro nastro risistemato, chiuso con la vite al centro qui. Le altre viti se ne possono andare tranquillamente a fanano. Per farvi vedere quello che dicevo, al posto dello scoppolare, vi faccio vedere su questo nastro che avevo già trattato. No, questo non l'ho trattato. Questo l'ho già... Va bene, ma questo non si apre. Vi faccio vedere lo stesso, lo apro. Ecco, io tolgo questi qua. Ecco fatto. Tolti. Ora per aprirlo basta, ecco, l'ho spaccato, va bene, ma voi non fatelo, voi non spaccatelo come ho fatto io. Dicevo che a volte aiuta a fare questa scoppolatura così, scoppolare il nastro in questo modo. Ora ripeto, questo è un nastro sacrificabile perché l'ho già letto molto bene. E come vedete lui mi si alza tutta questa parte qua, mi si alza su, e poi posso ripremerla all'interno. E questo in un certo senso muove e libera tutte le spire. Se premete potete sentirle muoversi abbastanza. Poi lo rifate un attimo, lo rimettete in sede. E avete un nastro che in parte già è sbloccato. Ora, se io non avessi fatto il coglione rompendo questa, lo potrei rimontare, ma fortunatamente ho altri pezzi recuperati da nastri. E quindi, comunque per adesso, me ne sbatto e vaffanculo. Il risultato è che alla fine leggo i nastri con profitto, riepilogo sui nastri e quanto sono di merda. Dunque, Kodak, nastri Kodak anni fine anni 90, non male, qualcuno si è rotto, però in sostanza leggibili. TDK nastri veramente di merda, con due M, di merda, eccoli, dove cazzo sono i TDK? Qua c'è un TDK di merda. Questi nastri sono la pura merda, a parte i problemi di muffa, si incollano e si rompono in continuazione, ne ho una ventina guasti,
che comunque in parte ho recuperato, alcuni li ho letti, alcuni no. Poi che altre marche abbiamo? Qui ci sono dei casi particolari, Agfa P560, Agfa, peggior marca della storia dell'umanità per quanto riguarda i nastri magnetici, cagare totale, total merda, holocaust. E ho dovuto aprirlo, cuocerlo, poi parliamo della cottura, in forno ventilato 50 gradi per 15 ore circa, dopodiché ho aspettato un giorno e mezzo perché all'inizio era illeggibile perché si incollava sulla carcassa stessa nei punti di passaggio del nastro, ma il giorno dopo l'ho potuto leggere e ha funzionato e l'ho letto bene. Si è rotto 4 volte, è un nastro di merda, Agfa merda, non usate mai Agfa merda. Questo Kodak è molto vecchio, questo è del 91, anche questo è del 91, e Kodak P560 del 91, si è rotto 2 volte, ma alla fine l'ho letto anch'esso. E quindi mi raccomando, Agfa merda. Gli unici nastri che sono stati buoni, abbiamo anche degli altri casi, in effetti qui c'è uno scotch da qualche parte che non sto trovando più, do cazzo è, eccolo qua, scotch P590, questo ha funzionato, ci sono sottomarche, cose del genere, i TDK hanno problemi di lotti, ci sono dei lotti registrati nello stesso periodo che erano tutti incollati e altri lotti che invece hanno funzionato senza problemi. Di K semi merda. Sony, nastri Sony semplicemente perfetti, sempre leggibili, mai rotti, mai un problema. Sony Hi8 e Sony Video8, nessun problema di lettura. E questo conclude la sezione sui nastri.